Ciao carissimi amici, bentornati e bentrovati qui su Speedy News da Barbara. Oggi torno dopo diversi giorni di assenza a parlarvi e a darvi quelle che sono le ultimissime news del momento. Fabrizio mi ha sostituito in parte, breve pausa natalizia, anche purtroppo come sentirete ancora in parte dalla mia voce, per cui mi scuso per motivi di salute, ma siamo pronti a ripartire più sul pezzo che mai. Quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, non aspettate, iscrivetevi, fatelo ora, perché attraverso Speedy News sarete sempre aggiornati in tempo reale su tutte le ultimissime novità, soprattutto in ambito economico-sociale. E poi ancora, mi raccomando, iscrizione con campanellina ovviamente, super like e abbonamento, perché no? Parliamo oggi di 9 bonus per la famiglia nel 2023, le ultime news, tutti i dettagli su domanda, importi e scadenze. Quindi andiamo dritti al punto e non perdiamo tempo. Ecco quali sono le forme di supporto per il reddito familiare da richiedere il prossimo anno ormai alle porte. Ultime novità introdotte quindi dalla legge di bilancio 2023. Diversi i bonus famiglia che potranno essere richiesti nel 2023, in parte già esistenti e quindi confermati anche per il prossimo anno, a cui se ne aggiungono degli altri introdotti appunto dalla ultimissima legge di bilancio. Ve li vado riepilogando velocemente per poi darvi alcuni dettagli su ognuno di loro. Assegno unico universale figli a carico, detrazioni fiscali, bonus nido, carta acquisti e carta risparmio spesa, reddito alimentare, reddito e pensione di cittadinanza, assegno di maternità dei comuni, bonus cultura. Partiamo dall'assegno unico universale figli, è confermato anche per il 2023, ovviamente. Dal prossimo marzo gli importi della misura verranno rivisti al rialzo per effetto della rivalutazione. Il prossimo anno quindi si guadagnerà di più in termini di assegno unico. Viene prevista infatti una maggiorazione del 50% dell'importo base da riconoscere fino al compimento di un anno del figlio, e per i figli successivi al secondo tale maggiorazione si applica fino al compimento dei 3 anni, ma solo per tutte quelle famiglie che hanno un ISEE che non supera i 40.000 euro. E ancora, la manovra aumenta da 100 a 150 euro l'importo della maggiorazione mensile forfettaria spettante alle famiglie con almeno 4 figli. Passiamo ora alle detrazioni fiscali. È vero che sono state sostituite per la stragrande maggioranza delle famiglie dall'assegno unico universale figli, però nonostante questo ad alcuni nuclei familiari vengono ancora riconosciute, e quindi le detrazioni fiscali spettano ancora per i figli maggiorenni con più di 21 anni, ma meno di 24, e che abbiano un reddito pari o inferiore a 4.000 euro nel periodo d'imposta di riferimento. Per i figli maggiorenni con più di 24 anni che producano un reddito pari o inferiore a 2.840,51 euro, e per i figli con più di 21 anni disabili per i quali spetta sia l'assegno unico che la detrazione per familiari a carico. Viene poi confermato il bonus nido, non cambiano gli importi, spetta un rimborso mensile per 11 mensilità di 272,73 euro per chi ha un ISEE inferiore ai 25.000 euro, mentre per chi supera tale soglia, ma è comunque entro il limite dei 40.000 euro, il rimborso massimo è di 227,27 euro. Per chi supera i 40.000 euro di ISEE, il bonus spetta ancora, ma per un massimo di 136,37 euro al mese. Ovviamente bisognerà attendere apposita circolare INPS per l'anno 2023. La carta acquisti rimarrà, ovviamente, verrà ricaricata bimestralmente appunto per una somma di 80 euro, e però verrà affiancata, grande novità, dalla nuova carta risparmio spesa. Quindi al fianco della carta acquisti ci sarà un'apposita carta risparmio spesa riconosciuta dalla nuova legge di bilancio a coloro che hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro. Così come la carta acquisti ovviamente potrà essere spesa solamente per determinati acquisti, ossia per i beni e servizi
servizi di prima necessità. La manovra prevede poi inoltre l'avvio, anche se a livello sperimentale, di un reddito alimentare. Per il momento partirà solo nelle città metropolitane, ma l'intenzione è quella di estenderla a tutti, quindi informatevi sul sito della vostra città se risiedete in una città metropolitana. Nel dettaglio, questa misura consiste nella distribuzione appunto di un reddito alimentare prevalentemente caratterizzato dalla distribuzione di generi alimentari. Ci sono ovviamente poi, come sempre, il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, su cui vi ho parlato tanto. Questo 2023 sarà un anno di cambiamento. Sappiamo che per la stragrande maggioranza, cioè i cosiddetti occupabili, ci sarà soltanto per i primi 7 mesi dell'anno, mentre ci sarà per tutto l'anno ancora solo per tutte quelle persone over 60, cioè per quei nuclei familiari o al cui interno c'è almeno un over 60 o un minore o una persona con delle disabilità. Sappiamo che il reddito di cittadinanza diventa pensione di cittadinanza quando all'interno del nucleo familiare ci sono tutti over 65, però al di là, oppure una persona affetta da disabilità gravi, però diciamo che per i primi 7 mesi o per i primi 12, per chi è considerato appunto non occupabile, non varieranno importi, metodologie di calcolo e quant'altro. Ma per questo vi rimando a tutti i miei video al riguardo. Quello che vi evidenzio qui sono le ultimissime novità che riguardano prevalentemente gli obblighi e le sanzioni. Infatti la nuova manovra stabilisce che chi ha un'età compresa tra i 18 e i 29 anni per mantenere il sussidio dovrà tornare a scuola. Tutti gli occupabili, tutti gli altri, quindi sopra i 29 anni, avranno l'obbligo di prendere parte a un corso di formazione e riqualificazione professionale di una durata di almeno 6 mesi, e poi vi è l'obbligo per tutti di accettare già la prima offerta di lavoro ritenuta congrua. Tra i bonus per la famiglia c'è anche l'assegno di maternità erogato dai comuni in favore di tutte quelle neomamme che sono sprovviste di copertura previdenziale obbligatoria, tale da permettere appunto l'accesso al congedo di maternità INPS. Per averne diritto dovete avere un ISEE in corso di validità non superiore ai 17.747,58 euro, mi raccomando. E poi ancora, con la nuova legge di bilancio vengono introdotte delle nuove carte acquisti in favore dei giovani. La prima è la carta Cultura Giovani, che spetta ai diciottenni che fanno parte di un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 35.000 euro, e la seconda è riservata a chi esce con 100 dalla maturità, carta di merito soprannominata appunto, e l'importo è sempre di 500 euro per ciascuna carta e possono essere anche cumulabili. Quindi spero che questo video vi sia stato utile per riepilogare quelli che sono i bonus al momento previsti, confermati e aggiunti dalla nuova legge di bilancio per questo nuovo anno che ci accingiamo a salutare a brevissimo. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando non mancate con l'iscrizione al canale con campanellina, like, abbonamento. Io vi do qui presto l'appuntamento per un nuovo video. Arrivederci a tutti.